Siamo qui con Francesca Manzotti, coordinatrice federale del Movimento Studentesco Padano, che ci spiegherà come si svolge la giornata di oggi. Allora, cominceremo stamattina. Abbiamo diviso i nostri ragazzi in commissioni, nel senso che ognuno delle nostre nazioni ha un responsabile e che ha preparato un lavoro su una determinata commissione. Quindi parleremo di albo regionale degli docenti, parleremo di identità e tradizioni all'interno della scuola, naturalmente queste tematiche sono tutte inerenti al mondo della scuola, parleremo del diritto allo studio, dell'inserimento degli stranieri nelle nostre classi, perché sono tutte tematiche abbastanza sentite. E per la prima volta diciamo che sarà innovativo, perché ognuno di loro, oltre a presentare questo lavoro sotto forma di relazione, ha presentato un ordine del giorno che potrà essere quindi preso, fatto proprio dai nostri parlamentari, quelli che arriveranno all'assemblea, che dovrebbero essere il capogruppo al Senato e alla Camera, e di conseguenza loro potranno farle proprie e dopo presentarle davvero concretamente in quello che è il nostro panorama politico reale. Quindi un movimento che sta prendendo sempre più piede sia nelle scuole superiori che nelle università. Sì, perché sia i numeri comunque parlano chiaro, abbiamo avuto degli ottimi risultati nell'ultimo anno, abbiamo migliorato tanto. È un movimento tra virgolette neonato, le scuole sappiamo che sono sempre state in mano alla sinistra e finalmente cominciamo a avere anche noi la nostra voce, e questa cosa appunto a noi fa molto piacere, perché dimostriamo che la Lega come sempre riesce a partire dal basso, a fare le proposte, quindi raccogliendo quelli che sono i veri malumori dei ragazzi per portarli dopo a proposte concrete che andranno nella vita politica.